insegnavo a far l'amore. Alcuni cittadini, ritagli di stampa, ad esempio pagine su Gubbio Oggi, il mensile ugubino per eccellenza, ed alcuni uomini politici, tra i tanti nominiamo il professor Zaccagni, hanno svolto delle critiche, dei rilievi, per come sia stato messo nel sociale il ricco patrimonio restituito dopo le leggi eversive del 1860 all'ordine dei frati francescani, il complesso di San Francesco. Facciamo un preambolo. Anzitutto dobbiamo sottolineare e stigmatizzare positivamente l'opera fondamentale, incisiva, strutturale svolta dall'ordine dei minori conventuali francescani svolta qui a Gubbio. L'indimenticabile padre Ludovico fu il ricostruttore non solo morale ma anche fisico, architettonico di questo grande complesso. E per ultimo i padri francescani minori conventuali, pur avendo fruito di elargizioni da parte dello Stato, che sono più restrizioni che elargizioni, e pur avendo fruito di contributo da parte dei fedeli cittadini, si sono indebitati per recuperare al meglio, a regola d'arte, in maniera eccezionalmente limpida e ad opera d'arte, questa chiesa che è la più antica, una delle più antiche chiese francescane del mondo, costruita nel 1240, appena 14 anni dopo la morte di San Francesco, che qui prese il taglio bigio, esaltando sia il fondaco, la casa di Giacomello Spadalunga, Gubbio a due beati, Federico e Giacomello Spadalunga, che sono i fratelli Spadalunga che dettero il taglio bigio, la tunicella, come dice il Celano, a San Francesco, quando il giorno di Sant'Agata, 5 febbraio 1207, Francesco, in mezzo a una bufera di neve, venne qui a Gubbio a trovare i suoi amici Spadalunga, che commerciavano in panno, anche in panno francese, come la famiglia di San Francesco. Dicevo, si sono levate critiche per l'uso fatto di questa oasi di verde, di questo giardino, che secondo alcune carte ancora apparterrebbe al comune di Gubbio come indicazione catastale, però il catasto indica ma non prova. C'è la delibera del 1954 del Comune di Gubbio che restituisce tutto il complesso già appartenuto all'ordine francescano, quindi si deve comprendere anche questo giardino. Semmai c'è stata una mancanza, c'è stata una dimenticanza nel correggere i dati catastali, ma crediamo sia indiscutibile la proprietà di questo giardino. Ora l'uso. Questo fu restituito con l'animus, con la volontà, con una programmazione di far cadere questa importante oasi di verde nel cuore della città di pietra, di farla ricadere, di avere fini sociali, culturali. E invece, deculturalizzando questo fine appunto sociale, vediamo che questo giardino praticamente ridotto a passo carrabile. Non a caso il Comune di Gubbio ha dato una concessione numero 40. Invece qui c'è da fare un discorso diverso, perché a parte che il garage potrebbe essere sistemato, noi non è che siamo dei tecnici, ma qui ci sono locali che durante il ventennio, ancora si legge il fascio, durante il ventennio, ancora si legge il fascio cancellato, era usato come magazzino, deposito, direzione della vecchia UNES,
E insomma, potrebbe essere questo il passo Carraie per le necessità del convento, per le macchine del convento. Ma ripeto, non siamo dei tecnici e non vogliamo dare adito a lievitare ulteriori mormorazioni, perché pur avendo avuto totale adesione, qualche conoscente che non vogliamo considerare amico mormora che noi ci esprimiamo, mormora dicendo: ma voi vi esprimete in giudizi tecnici, non siete ingegneri, architetti. Denuncio, confesso che non conosco bene nemmeno la tavola pitagorica. Se facciamo dei riferimenti non sono di natura tecnica, ma semmai di natura estetica o di natura pratica. Insomma, questa oasi, questo dovrebbe essere un giardino sociale, cioè adibito alla città, per la città, per i francescani e per la città. È ridotto a passo Carrabile e questo non va bene. Il caso di questo probabile giardino sconosciuto è stato sollevato dal professor Federico Zaccagni, che abbiamo qui oggi al nostro microfono, che ci darà più dettagliatamente come sta la situazione. Sì, infatti io ho sollevato questo caso circa un anno fa, proprio in virtù di questa situazione. E tra l'altro mi sono meravigliato anche che il Comune non abbia reagito rispetto ad un caso che riguarda direttamente proprio il Comune. Comunque la vicenda è questa. Intanto il complesso edilizio di tutto il complesso di San Francesco è stato per circa un secolo proprietario il Comune. E di fatto molti ricorderanno, molti cittadini, che è stato utilizzato per carcere mandamentale, è stato utilizzato anche come sede della caserma dei carabinieri. Mi dice qualcuno che addirittura è stato utilizzato, forse prima della guerra, come montepina addirittura, e poi successivamente, recentemente, anche per quanto riguarda la sede della scuola d'arte. La nuova vicenda è nata nel 1952, quando i frati conventuali, minori conventuali, hanno avanzato richiesta di riottenere, il complesso edilizio, o perlomeno una parte di questo complesso edilizio. Due anni dopo il ministro generale del culto, che tra l'altro era un cittadino eubino, estese la richiesta a tutto il complesso edilizio, tutto quanto, motivando la richiesta, avendo progetti ambiziosi, perché il ministro generale del culto diceva allo scopo di procedere alla sistemazione di tutto l'edificio per dare a Gubbio un luogo degno per convegni regionali, nazionali e internazionali francescani. Poi aggiungeva: per la costituzione in Gubbio di un museo francescano e la creazione di una cattedra di studi francescani e di altre iniziative similari. Quindi, a onor del vero, queste iniziative e questa raccolta di cose francescane è stata fatta, mi sembra. Sì, diciamo in parte, per la gran parte per me sono rimaste delle buone intenzioni. E comunque il Consiglio Comunale è stimolato da questo progetto. In due successive delibere del 1954 hanno deliberato la restituzione totale di tutto il complesso di San Francesco, ma tutto il complesso edilizio, non si menziona assolutamente l'orto in questione. Ecco, andiamo per ordine. Lei ha detto che dopo la cessione che ha fatto il Comune ai frati francescani, a sua volta una parte dell'edificio è stata affittata, quindi vorrebbe dire cosa questo? E vorrebbe dire che in pratica una volta che l'ordine francescano ha riottenuto la proprietà del complesso, la caserma dei carabinieri e il Comune di Gubbio hanno dovuto pagare l'affitto dei locali del nuovo proprietario. Quindi, che in parole povere, il Comune ha pagato l'affitto su locali che erano i suoi. Per quanto possa apparire paradossale, è così la situazione. Se noi guardiamo l'ufficio del catasto, nel catasto urbano vediamo che la provincia serafica umbra di San Francesco dell'ordine dei frati minori conventuali, cioè l'ordine francescano insomma, risulta come proprietario
Il convento, ma il complesso edilizio, ma solo il complesso edilizio. Mentre quindi esclude lo spazio, per capirci, adiacente, quello che abbiamo visto nell'immagine, quello il giardino, chiamiamolo tra virgolette, perché in realtà esclude è l'orto. Esclude l'orto, perché sempre per quanto riguarda l'ufficio del catasto, al catasto terreni, ecco, l'orto in questione è indicato come proprietario il comune di Gubbio, come si può vedere da questa situazione. Può esserci stato un errore catastale a proposito? Io le escluderei perché? Anzi, in modo assoluto le escluderei, perché intanto questo è un catasto abbastanza aggiornato. Poi io potrei pensare un errore se fosse stato indicato un unico proprietario, cioè sia per quanto riguarda il complesso edilizio sia per quanto riguarda l'orto, ma siccome qui siamo davanti a due distinti proprietari, uno per l'orto e uno per il complesso edilizio, è evidente che c'è stata una intenzione, una volontà precisa e meditata, quindi le escluderei in modo assoluto. Poi c'è un'altra cosa da dire, che se noi guardiamo le due delibere successive di restituzione all'ordine francescano, vediamo che si parla di tutto, in modo dettagliato si parla del convento, si parla della chiesa, si parla del fondo per il culto, si parla addirittura di mobili e arredi sacri, non viene menzionato solamente l'orto. Ora, voglio dire, se l'orto fosse stato effettivamente se l'orto fosse stato di proprietà dell'ordine francescano, sarebbe stato menzionato. Non è stato menzionato perché in realtà non c'era la reale intenzione di includere, no, nella trattativa di restituzione anche l'orto, che invece è rimasto, secondo me, appunto come di proprietà del comune. Quindi, come sostiene, lei è di proprietà del comune. Ne sono convinto. E quindi andiamo oltre. È uno spazio che potrebbe riservare al cittadino, può essere riservato al cittadino come polmone per la città, visto che di spazi verdi nella nostra città non è che poi ce ne siano tanti, è vero? Esatto, difatti se voi guardate, qui abbiamo guardiamo un po' lo spazio, abbiamo lo spazio in questione. Questo riguarda l'orto con annesso tutto il complesso di San Francesco. Mi sembra che l'orto, scusi se l'interrompo, sono 3.000 metri quadrati, non è poco. 3.309 metri. E teniamo presente che 3.300 metri all'interno del centro storico, ogni metro del centro storico è un metro fondamentale per quanto riguarda la vitalizzazione del centro storico, per la fruibilità dello stesso centro storico. Un metro anche perché abbiamo vicino l'ospedale, sì. Esatto, e difatti poi possiamo vederlo anche qui vediamo il complesso di San Francesco e qui vediamo l'orto in questione, e noi sappiamo benissimo l'importanza che può avere questa area, sia perché è lungo le mura urbiche, sia anche perché è vicino ai giardini pubblici, perché è vicino anche all'ospedale, perché è nell'insieme di un centro storico dove, ripeto, ogni metro di verde è fondamentalmente importante. Quindi un ultimo messaggio? Io vorrei che il Comune risponda in modo positivo, nel senso che credo il Comune debba fare una verifica puntuale. Io sono convinto di non essermi sbagliato. Faccia il Comune la sua verifica e poi, ecco, utilizza questo polmone fondamentale per l'attenzione e al servizio dei cittadini. Grazie professore.